Ed eccoci qui, vi aspettiamo quotidianamente su Rete 8 con le nostre ricette. Oggi tornano ad essere protagonisti i presidi Slow Food insieme al nostro chef di Francavilla al Mare, Tiziano Paolini, ristorante Prospettive. Ciao Tiziano. Ciao Jennifer, ciao a tutti. E allora, oggi quali presidi saranno protagonisti della nostra ricetta? Oggi abbiamo 4 presidi Slow Food in una ricetta. Cavoli, tantissimi! Sì. Quindi abbiamo la farina di solina, bellissima, così tanta amata, sì, di solina. Meravigliosa. Ceci di Navelli. Sì. Pecorino di farindola. Ah, quanto è buono il pecorino di farindola. E il tuo amato peperone dolce di Artino. Guarda, fammi spendere qualche parola per questi due prodotti. Vabbè, i ceci li adoro perché le legumi mi piacciono tutti, la farina di solina non ne parliamo, ma io sono follemente innamorata del peperone dolce di Artino. E ho lanciato una sfida al nostro chef Tiziano, perché io per scherzo gli ho detto, guarda, secondo me, cioè per quanto mi piace, lo mangerei anche a colazione al posto dei cereali. E lui invece mi ha detto, guarda, fammici pensare, perché non è detto che io magari non sia capace di tirare fuori una ricetta da questa tua provocazione. Quindi io resto ancora in attesa. Io ci sto lavorando. Se doveste riuscire in questa mission, poi vi faremo vedere la ricetta sicuramente, certo, in trasmissione. Minimo. Vi coinvolgiamo in questo progetto folle. Volentieri. E poi il pecorino di farindola. Io sono vicina, perché sì, sono di Loreto Prutino, sì, e spesso mi trovo a farindola. Anche per fare una semplice passeggiata, perché comunque è molto molto bella, c'è tanto verde ed è un pecorino secondo me eccezionale, perché pur essendo pecorino è amabile, cioè è un pecorino ma è intenso nel modo giusto, perché alcuni pecorini a mio avviso sono troppo forti. Io ci spendo una piccola nota, che ovviamente mi hanno insegnato, che io non sapevo anni fa, sì, che il pecorino di farindola è l'unico pecorino in Italia, o almeno fino a poco tempo fa era l'unico, che viene fatto con il caglio di maiale. Animale, sì, esatto, esatto, è proprio vero, è l'unico. È l'unico, vabbè, ha un gusto inconfondibile, secondo me, io lo adoro, mi piace veramente tanto. E allora, che dobbiamo fare? Ci spostiamo in cucina? Ci spostiamo in cucina e ovviamente l'ultimo ingrediente, okay, sono i nostri scampi dell'Adriatico, quindi la ricetta si chiama lasagnetta, dal mare va alla montagna, perché comunque abbiamo gli scampi e poi abbiamo i prodotti comunque dell'entroterra. Come ho fatto a dimenticare gli scampi, che sono meravigliosi? Sono stupendi. Quindi andiamo semplicemente in cucina. Ovviamente per questione di tempi noi abbiamo già fatto le sagnette con il grano, acqua e farina, molto semplice. Okay. E andiamo a realizzare velocemente in cucina il piatto. Spostiamoci, andiamo. Ebbene, ci siamo spostati in cucina, seguiamo le operazioni del nostro chef. Allora, Tiziano. Allora, siamo pronti, iniziamo. Che facciamo per prima cosa? Friggiamo il peperone. Io da qui, da questa angolazione, faccio anch'io la telespettatrice. Perfetto. Ti osservo mentre cucini. Lo scendiamo e lo tiriamo su 2-3 volte, sempre per una questione di shock termico, per renderlo bello croccante. Anche perché ecco altrimenti qua brucia. Poi questo peperone, quando brucia, non ha più lo stesso sapore. E siamo pronti. E siamo primo pronti. Passaggio. È già fatto, veloce veloce. Poi mettiamo che si fa? Olio e aglio in padella. Ok. Mettiamo l'aglio in camicia. Con la camicia. Facciamo rosolare poco poco. Ovviamente padella ben calda, anche sì, prima di mettere l'olio. Sì. Ok. Facciamo stipidire un pochino. Mettiamo le nostre sagnette. Nel frattempo andiamo già a cuocere, sì, la pasta. Ok. Siccome i ceci sono già pronti, perché li abbiamo già sia messi in ammollo e poi lessati con sedano, carota e cipolla, quindi sono già pronti. Passiamo. Quindi li facciamo semplicemente saltare con un filo d'olio e dell'aglio in camicia. Certo, ci aggiungiamo un pochino d'acqua di cottura per far sì che non si bruci. Questo è veramente un piatto facilissimo che a casa già abbiamo fatto sicuramente, solo per farvi vedere come utilizziamo i presidi Slow Food. E in più poi ci andremo ad aggiungere un crudo di mare, in questo caso lo scampo. Che meraviglia, che meraviglia. Beh, questo è un grande classico, sì, però secondo me l'abbinamento anche con il pecorino di farindola, ecco, con infatti, il peperone, lo rende particolare. Poi, particolare è proprio quello, aggiungere il pecorino di farindola che è stronzo, sì, come formaggio, bello saporito, e lo scampo che è molto delicato. Sono proprio curiosa di assaggiare questi contrasti. Ok, il peperone si è raffreddato. Qualche minuto la pasta.
corner. Bello, il ceso di Navelli bello croccante, non cerchiamo di spappolarlo. Ok. Almeno a me piace croccante. Sì, riaccendiamo la fiamma, la lasagnetta ecco che è pronta. E andiamo la tiriamo un po' prima della cottura per finirla poi in padella, così rilascia un po' di amido e ci si crea quella cremina che tanto si piace. Aggiungiamo un po' del nostro peperone. Ok. Senti il profumo? Sì, ma io la cosa che sento di più è il profumo del mio amatissimo peperone. Quello che più sento e che più mi piace. E già così abbiamo un grande classico. Togliere l'aglio. Della tradizione abruzzese. Però noi lo andremo ad arricchire con il nostro pecorino e ovviamente anche con gli scampi, certo, freschissimi tra l'altro. Così devono essere, giusto Tiziano? Il minimo. Che andremo a... Visto che comunque abbiamo uno splendido mare. È vero, e li utilizzeremo crudi, giusto? Sì, in questo caso crudi. Poi chi non mangia il crudo li può comunque o sbollentare, scottare, oppure li aggiunge direttamente in padella. Ok, alla fine. Da crudo e li cucina leggermente. Perfetto. Ed eccoci qui, prontissimi per l'impiattamento, vero Tiziano? Siamo mancano, pronti. Mancano pochi tocchi. Dobbiamo solo assemblare. Ok, perfetto. Iniziamo. Allora, nostre lasagnette. Che profumo. Comunque, il profumo del peperone dolce di Altino fritto è qualcosa... È una di quelle cose, se non l'avete mai fatto, è una di quelle cose... In quelle liste che si fanno cose da fare assolutamente una, almeno una volta nella vita, beh, questo... Allora, a me piace un po' brodosa. Sì. Vai, che bel colore che ha dato. Molto, perché c'è il peperone comunque che ha rilasciato. Andiamo a mettere il nostro scampo crudo. Che bello, proprio in questo modo qui. Sì, a me piace comunque far vedere anche la testa. E poi ci aggiungiamo anche solo la polpa. Che poi tra l'altro tenderà anche un po' a cuocere con il calore della sì, pasta. Sì, leggermente. Perfetto. Alla fine, spolverata di... Beh, diciamo questo che è un piatto tutto di sostanza. Anni fa una cosa del genere sarei stato linciato. No, invece io lo trovo veramente intrigante. E poi ridiamo una spolverata. Che meraviglia. Pronti. Cioè, che profumo che arriva quando rompi questo peperone. Prontissimi. Siamo. Questo è il piatto. Beh, questo è veramente, possiamo definirlo un piatto rustico, sì, della tradizione che racconta il nostro Abruzzo. Ci sono ben quattro presi di slow food, abbiamo detto, sì, ed è veramente un'esplosione secondo me di gusti diversi che però secondo me nell'insieme stanno veramente molto bene. Certo, un abbinamento, ripeto, particolare perché c'è il pecorino che è strong, lo scampo che è dolce, esatto, e quindi secondo me ci sta, sì, bene. È assolutamente da provare, provate anche a realizzarlo a casa, mi raccomando, sempre materia prima di grande qualità, scegliete sempre tra i piccoli produttori abruzzesi che ce ne sono veramente tantissimi. E io ringrazio il nostro chef Tiziano. Grazie a voi. E ringrazio voi per essere stati insieme a noi. Ci vediamo domani, sempre su Rete 8. I cipollotti freschi, così come tutte le piante primaverili, ormai si può trovare tutto l'anno nell'ortofrutta. Però solo durante la primavera crescono ad aperto. Questo modo di farli crescere sviluppa il massimo contenuto di antiossidanti nella pianta. Una di queste è la vitamina C, ma anche acido folico e il ferro.